Ciao Francesca, allora appena arrivata alla Biennale Marsica, se ci puoi dire che cosa ti è parso di questo progetto e poi parlare della tua installazione, un video art chiamato The Mirror Dorian Gray. Allora, qui il contesto è spettacolare, nel senso che è come rimettere in vita, riportare in vita un paese fantasma. Io amo molto le situazioni non macabre, ma diciamo comunque un po' inquietanti, perché penso che già fanno immediatamente, distruggono tutti i filtri, tutte le sicurezze che abbiamo e quindi ci permettono in qualche modo di portare fuori una capacità di comprensione della realtà che è più profonda. Quindi scardinare le sicurezze è comunque importante. Quindi vedere tutta quest'arte in questo luogo abbandonato da Dio, comunque di questo paese che io veramente chiamo fantasma, è molto bello. E penso che il mio video si adatti molto a questo contesto. È stata fatta un'operazione molto interessante, coraggiosa, sicuramente si capisce, si intuisce la natura, la matrice giovane delle persone che ci hanno lavorato. Per quanto riguarda The Mirror, che appunto è un'opera di videoarte, il concept che è alla base di questo video, che comunque si è avvalso anche della recitazione, dell'interpretazione di una ragazza estremamente dotata, che è Letizia Lucchini, che è l'attrice che interpreta questo personaggio così, diciamo, anche un po' inquietante nel video, è il tentativo di descrivere o di rappresentare attraverso il video, che è comunque la materia che io ho scelto per esprimermi, perché nasco come filmmaker, come regista che ha lavorato per la televisione, per il cinema e poi solo successivamente sono approdata alla videoarte, è in qualche modo il fatto che i tempi in cui viviamo ci costringono a interpretare un ruolo, ma in modo estremo tutti interpretiamo il ruolo, abbiamo sempre interpretato un ruolo forse fin dalla notte dei tempi, però i tempi in cui viviamo oggi sono particolarmente stressanti e intensi in tal senso, nel senso che soprattutto non vorrei riportare tutto a un discorso femminile, però i tempi che viviamo ci costringono in qualche modo a interpretare un ruolo che è estremamente anche molto iconico, anche estremamente molto semplicistico, perché il fatto che viviamo in un tempo in cui la gente non si ferma più a parlare con te e a cercare di capire chi sei, ci costringe immediatamente, nel giro di 10 secondi, a far capire all'altro visivamente quello che noi siamo, se siamo ricchi, se siamo colti, se abbiamo studiato, dove viviamo, addirittura in che quartiere viviamo, ok? Quindi si parla di Pariolini, si parla di Borgatari, a Roma, no? Io vivo in una città che proprio ti dà queste etichette fin dall'inizio e non te le togli più. Quindi questo per dire, per riportare un discorso macroscopico e quasi sociologico a livelli proprio semplici di quello che viviamo tutti i giorni. Quindi in questo video ho voluto in qualche modo rappresentare questo, il fatto che in realtà noi siamo degli esseri estremamente sfaccettati, basta veramente un momento di crisi, un momento in cui ci si perde, di disorientamento, per disperderci, per distruggerci e dissolverci in migliaia di frammenti che sono semplicemente la storia di tutta l'umanità che è vissuta fino adesso, perché noi siamo questo. Noi che siamo Francesca, Dimitri e chi altro, e che abbiamo una nostra identità, siamo in realtà semplicemente la faccia che abbiamo scelto, ma dietro c'è tutta la storia dell'umanità. Ci sono tanti uomini, tante donne. Noi portiamo dentro nel nostro inconscio collettivo la storia di tutta l'umanità e abbiamo deciso di interpretare solo un ruolo, solo una faccia. Ma basta veramente un momento di distrazione, un momento che in qualche modo uno di quelle voragini culturali che ci fanno entrare in crisi per riportare fuori la bestialità, per riportare fuori il romanticismo, per riportare fuori l'elemento onirico, per riportare fuori tutta una serie di spiriti che albergano dentro di noi. Quindi questo è un omaggio a tutti gli spiriti che albergano dentro di noi. Nello stesso tempo è anche dal punto di vista femminile, perché ci sono tante chiavi di lettura, c'è sicuramente il desiderio di quella sorta di inseguimento
fantastico, penso che sia la cosa più bella, l'inseguimento della bellezza, intesa non solo come bellezza fisica, che comunque riguarda tutte le donne. Tutte le donne penso che sostanzialmente, al di là che vogliano essere avvocati, che vogliono avere due lauree, che vogliono essere considerate intelligenti, penso che, come dice Erika Young, baratterebbero tutti, certo, tutto questo per avere la fascia di più Miss America. Cioè, nel senso che poi per una donna, secondo me, la cosa importante, e questo non è una cosa negativa, è in qualche modo essere un'icona, essere essenzialmente femminile, donna, e in tutto quello che comporta, nel bene e nel male. Quindi questo è anche un omaggio a una cosa che secondo me non va assolutamente diciamo eliminata o comunque repressa, che è l'inseguimento della bellezza, perché poi è quello che l'uomo fa da sempre, insegue la bellezza, e l'arte non esisterebbe se l'uomo non inseguisse l'ideale di una bellezza utopistica e anche impossibile, no? E penso che la donna sia il sunto di questa ricerca, proprio nel suo essere, semplicemente essendo donna.